metterlo in piedi per costruire questo sistema non è certamente fare i bandi fotocopia di 5 anni in 5 anni senza che niente cambi, come se niente fosse cambiato, e invece è cambiato moltissimo, perché c'è una consapevolezza da parte dei cittadini rispetto al problema molto sensibile dei rifiuti, per cui le amministrazioni pubbliche, non dico italiane, cioè no, non possiamo additare un sindaco perché è un sistema nel complesso che non sta funzionando. Dovrebbero invece tener conto che sono cambiate molte cose e non si può fare un bando fotocopia, perché è troppo superficiale come approccio, non è accettabile, anche tralasciando il fatto che quel bando precedente, nelle more di quel bando ci sia stato addirittura un arresto. A maggior ragione bisognerebbe quantomeno rivedere le modalità di assegnazione, stare più accorti a chi lo si dà, se non in termini morali o moralistici, perlomeno in termini pratici, in termini di funzionalità. Se la stessa azienda che non ha raggiunto gli obiettivi nel precedente appalto, tu gli ridai per fotocopia un appalto ex novo con gli stessi obiettivi, è evidente che stai partendo col piede sbagliato, cioè non hai il gestore idoneo per raggiungere gli obiettivi che tu dici di avere, evidentemente dai l'impressione che questi obiettivi non ce li hai, cioè non ti interessa quel problema, non hai capito l'importanza che ha quel problema, perché l'importanza di quel problema, oltre che dal punto di vista economico, va a finire anche nella cultura dei cittadini, perché se noi vivessimo all'interno di una città dove si raccogliesse l'80-85% differenziato, vorrebbe dire vivere in una città migliore anche, cioè vorrebbe dire che il mio vicino di casa è una persona un po' più civile, quindi vivo un po' meglio perché sto in compagnia di persone civili, non di persone che buttano l'immondizia dove capita, come invece succede adesso. Quindi non è un fatto economico e basta, è un fatto fondamentale, un fatto culturale che potrebbe essere alla base di nuove relazioni, di partecipazione migliore, insomma di una migliore politica, una migliore amministrazione. Puntiamo su questo, non solamente su questo, perché poi c'è poi la questione dell'acqua, la questione dei servizi in generale, del decreto Madia e così via. Però questo è un punto sensibile perché causa morti. Noi abbiamo il più alto tasso di cancro di tutta l'Italia, non a caso abbiamo fatto scempio del territorio per 30-40 anni. È evidente che questo è un problema sensibile, non solamente, ripeto, per questioni economiche, per questioni culturali, per questioni ambientali, per questioni di salute, per questioni di civiltà. Dovremmo affrontarlo con maggiore cognizione di causa, non sicuramente con i bandi fotocopia.